manca la matematica, questo è stato un po' il passaparola sì. vostro da sabato fino ad oggi, ed è logico che sia così perché in effetti è proprio così. Resta però il fatto che comunque sulla vittoria di sabato magari la chiudiamo, si è messo un bel fiocchetto, perché riscattare la sconfitta dell'andata, aver vinto due scontri diretti con Fano e Materica, consolidata la forza e la solidità di questa squadra, penso che si sia stato messo il fiocco a questo campionato. Poi la matematica farà il suo... Sì, è così, il mister ci ha detto subito già da sabato dopo la partita che comunque non era finita, non è finito niente, perché 10 punti sono tanti, sono tantissimi, e soprattutto a 9 giornate dalla fine e dopo aver battuto comunque Fano e Matelica. Prima di queste 3 partite, cioè Monticelli, Fano e Matelica, si diceva cerchiamo di fare i più punti possibili e di non perdere gli scontri diretti. Noi li abbiamo addirittura vinti, peccato per il pareggio insomma a Monticelli che ci sta, però credo che a questo punto, se prima dipendeva da noi, adesso ancora di più, perché sono rimaste 6 vittorie ancora da fare, sempre se loro riescono insomma a vincerle tutte. Però noi non molliamo niente, perché innanzitutto perché non noi possiamo andare in campo per pensare di poter pareggiare o lasciare qualche punto insomma a tutte le nostre avversarie, quindi siamo concentrati per la partita con l'Isernia, e se vinciamo domenica vediamo insomma a Avezzano quello che succede, quindi a quel punto invece magari che 6 vittorie diventeranno 4, si va sempre a scalare insomma, quindi speriamo che loro accusino un po' il colpo di sabato, perché secondo me è stata una bella una sconfitta che può sicuramente bruciare e può portare degli strasci dietro insomma. Senti, domenica arriva una squadra che sembra con il morale sotto i tacchi. Domenica scorsa dopo la partita sono stati aggrediti alcuni giocatori, anche l'allenatore che è stato poi costretto a dare dimissione, ieri hanno ufficializzato il nuovo allenatore, però è una squadra che negli ultimi tempi è un po' in ribasso. Secondo te è chiaro che non è da prendere sotto gamba tutto questo, però comunque arriva una squadra che non è che abbia il morale a mille. No, però quando si affrontano queste squadre bisogna partire bene subito per non dare nessuna certezza, anzi per fargli ancora di più aumentare i loro dubbi, perché poi cambiano l'allenatore, i tifosi che aggrediscono i giocatori inizia un po' a... magari ci mettono quel pizzico di cattiveria in più, però se si trovano davanti a una grandissima squadra come abbiamo dimostrato fino ad oggi, credo che le loro certezze diventeranno minime, e a quel punto sarà la Samba a dover fare la partita e a chiuderla insomma il prima possibile. Però queste sono le squadre da prendere con le molle, perché adesso tutti vogliono fare i punti per salvarsi e l'Isernia sicuramente non ci regalerà nulla. Senti, per te personalmente, ieri sera abbiamo parlato di televisione sottolineando anche, e questo non c'erano dubbi, sono la tua professionalità nel saper stare al posto tuo, quando sei stato chiamato hai fatto sempre il tuo dovere. Non ti è pesato assolutamente avere questo ruolo così particolare? Perché eri partito insomma titolare, con la fascia da capitano che comunque è tuttora, però c'è stato un periodo dove sei rimasto molto nelle retrovie, ma lì insomma tutto sommato hai copato sicuramente dei segnali positivi lo stesso. Sì, sì, quando vai in campo sembra che non l'hai mai abbandonato, ecco questo. No, io ho cercato sempre di rimanere concentrato anche quando ero fuori, perché poi sapevo che prima o poi il mio momento doveva arrivare, insomma, perché c'è spazio per tutti, purtroppo ci sono gli infortuni, le squalifiche, quindi sicuramente prima o poi sapevo di dover mettere i piedi in campo e mi sono fatto trovare pronto, ma senza nessunissimo problema, ho accettato di rimanere fuori e... Perché poi insomma quando la squadra va bene c'era comunque un'impostazione che il mister giustamente non ha voluto toccare e ci ha portato sicuramente degli ottimi risultati, quindi tutti i ragazzi che stavano fuori insieme a me hanno sempre dato il massimo durante la settimana, perché poi
quando c'è stata l'opportunità di giocare o di entrare quei spezzoni di partita, insomma, era importante rimanere sempre, sempre concentrati e dare più di quelli che, insomma, erano i titolari in quel momento. Adesso spero, insomma, di poter giocare di più, ma senza stare a fare nessuna polemica o quant'altro. Bisogna sempre rimanere umili e rimanere concentrati per l'obiettivo finale, perché, come ho già detto tantissime volte, siamo qui 26 ragazzi più lo staff, siamo venuti a San Metto non per giocare 30-34 partite, ma per vincere il campionato, e quello deve essere, insomma, l'unico pensiero, perché se si inizia a pensare per se stessi, insomma, si va sempre a passare per egoisti e per non professionali, insomma, quindi poi si va oltre e non si possono raggiungere i risultati di squadra. Ti manca il ritorno al gol a questo punto? A questo punto sì, perché manca da San Nicolò, quindi era l'ultima dell'andata, e spero, insomma, di tornarci al più presto. A Castelfidardo ho avuto un paio di occasioni per tornarci, speriamo, insomma, che nelle prossime partite di poter tornare al gol, anche se poi non è quello l'essenziale, insomma, anche perché... L'ultima gara dell'andata? Sì. Quindi, insomma, speriamo di poterci tornare più presto. È sempre un piacere fare gol, ma magari se prima pensiamo alla vittoria e poi pensiamo al gol personale. Senti, un'altra nota importante che ho rilevato è il fatto che comunque su quella fascia sinistra riesci a sviluppare più ruoli, fai l'esterno difensivo, fai la mezzala e fai anche la terza punta. Sì, sì. In linea di massima anche la tua duttilità ti fa gioco. Sì, sì, ma infatti il mister da quando è arrivato me l'ha sempre detto, mi ha detto sempre di rimanere tranquillo, perché comunque il fatto di essere un giocatore duttile e di poter giocare su diversi ruoli mi avrebbe dato l'opportunità. E avrebbe dato anche a lui l'opportunità di farmi entrare a partita in corso e di giocare, insomma, di cambiare anche modulo. Quindi sono sempre rimasto tranquillo. Ho fatto il terzino in passato per molti anni, per tre anni. Ho fatto quel ruolo quando ero under. Poi purtroppo c'è questa regola e la maggior parte delle squadre sfrutta i terzini per mettere, insomma, i giovani, quindi uno si deve adattare nel ruolo di esterno alto, e dove mi sono trovato bene negli anni ho continuato a fare quello. Però è tutto un vantaggio, perché poi come sta accadendo anche adesso, insomma, se serve di giocare terzino mi faccio trovare pronto anche in quel ruolo, e senza dover stravolgere troppo, insomma, gli uomini in campo. Senti, un'ultima cosa per quanto mi riguarda. Domenica abbiamo parlato prima dell'Isernia, che comunque che tipo di insidia ci potrebbe essere, secondo te, al di là del fatto che venga la squadra un po' scossa dalle ultime vicende? Mi pare che comunque forse non è un'insidia il fatto che la Sanmettese, e questo l'ha dimostrato, si culli sugli allori, considerata che non lo ha fatto, perché se non 17 partite ha fatto 14 vittorie. Sì, sì. Questo no. Però secondo te quale potrebbe essere l'insidia? Ma io credo che l'insidia è solamente la SAM, credo, siamo noi stessi, perché se noi non entriamo concentrati e pensiamo, come spesso parecchi hanno detto, di aver vinto già il campionato, allora in quel caso anche l'Isernia che ci può mettere in difficoltà, quindi credo che l'insidia principale sia quella. Poi altre insidie, non abbiamo visto l'Isernia all'andata, sappiamo che è una squadra rognosa, perché comunque lì abbiamo vinto su due calci di rigore, se non sbaglio, sì, penso di sì, e quindi sappiamo che è una squadra rognosa. Ha cambiato qualcosa dall'andata, adesso è andato via anche l'allenatore, speriamo che, insomma, vengano qui un po' scariche, un po' demoralizzati, e noi, se siamo quelli di sempre, non avremo nessun problema. Senti, ormai prossimo il tesseramento di Reginaldo? No, io devo dire la verità, prima che insomma si parlava di Reginaldo, pensavo ad un altro tipo di giocatore dal punto di vista
di una morale dal punto di vista umano. Invece lui si è messo subito a disposizione, si è integrato subito nel gruppo, si è allenato come un vero professionista, e queste sono le cose che fanno capire che per giocare in altre categorie non serve solamente il fisico o la tecnica, ma serve anche tutto il contorno. Devo dire che sono rimasto veramente... Lo guardo come un esempio, devo dire la verità, perché un giocatore che ha fatto tutto questo in Serie A si trova comunque a giocare anche con ragazzini del 98 e del 99, gli dà una grandissima mano e la dà anche a noi che non abbiamo potuto purtroppo calcare quelle categorie. Quindi noi lo aspettiamo, perché quando sarà il momento ci potrà dare una grandissima mano. E niente, è un piacere comunque vederlo allenare, perché si può imparare anche guardando.